Giù la maschera? No, grazie. Almeno quei cittadini che abbiamo intervistato a Pescara, nonostante sia caduto l'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid all'aperto, anche se bisogna portarle sempre con sé in caso di luoghi affollati, sembrano essere talmente abituati da non poterne farne a meno, come una sorta di cintura di sicurezza. Ma cioè è un'abitudine prenderla per andare nei luoghi chiusi. E che è obbligatorio. Che è obbligatorio. E quindi tanto vale, me lo metto da casa. Sembra meglio avere una tutela. Che la tolgo, perché poi io ho un problema, se non metto. Però la devi portare dietro. Quindi la bassa però la tiene comunque. Eh sì, all'aperto sì. La mascherina se l'è tolta, ma ce l'ha con sé? Sì, la porto sempre con me per andare nei locali chiusi. Ho visto che l'ha tirata subito, è affezionato alla mascherina. È un po' sì, perché ancora non siamo fuori del tutto. Io me la sono dimenticata. Cioè, ormai è diventata un'abitudine. È diventata un'abitudine, sì, però comunque di solito la porto con tranquillità. Io perché in famiglia hanno avuto tutto il Covid, tranne me che sono stato operato al cuore. Quindi preferisco... Sì. Che poi alla fine è proprio un'abitudine, è diventata un'abitudine. Quando non ce l'ho mi manca qualcosa, anche in macchina la porto. Sì, cioè ormai è diventata parte della nostra quotidianità, cioè quando esci di casa insieme a telefono e chiavi prendi anche la mascherina. La userò fino al 31 dicembre 2023, anche perché lo porto dal 1 febbraio dall'inizio della pandemia, diciamo, quindi ne ho 100 di mascherine, tra queste e quelle chirurgiche ne ho 100 io. Fai il collezionista di mascherine. Sono scrupoloso e attento. Io per me sono contrario... che è stato annullato l'obbligo. No, perché non si sa mai, non si sa mai, è meglio da mettere che perdere da una malattia. Sindaco, da ieri non c'è più l'obbligo delle mascherine all'aperto, lei però la indossa ancora, affezionato? Finalmente possiamo levarla la mascherina all'aperto, perché oramai sono quasi 2 anni che è cominciata questa pandemia che ci ha fatto scendere all'inferno e adesso finalmente stiamo risalendo con le vaccinazioni che ci hanno permesso di contenere il virus quantomeno nei suoi effetti. Dobbiamo continuare ad avere prudenza nei rapporti interpersonali, quindi il distanziamento ancora è necessario, la pulizia è essenziale. Eppure c'è chi ha un po' nostalgia della mascherina perché è diventata, come dire, la nostra cintura di sicurezza. È vero, c'è molta gente che continua a mantenere sul viso la mascherina, credo che però in breve tempo questo finirà, perché avere la possibilità di parlare direttamente con la persona facendosi vedere il viso credo sia essenziale per tutti, quindi sarà solo questione di tempo, la mascherina man mano andrà scemando, almeno all'aperto, forse all'interno continueremo a portarla per diverso tempo, diciamo sempre, infatti io porto la mascherina con me, nei luoghi affollati dovremo continuare a portare la mascherina, però all'aperto, quando siamo da soli, quando stiamo passeggiando, quando non siamo vicini alle persone, possiamo liberarci nel respirare aria pura direttamente.